Un discorso alla città, quello tenuto dall'arcivescovo di Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, centrato sul nesso tra misericordia e giustizia, che se a volte sembrano in conflitto, possiedono affinità. Due casi emblematici indicati dal Cardinal Scola su questo nesso, la condizione dei detenuti, con l'invito ad un maggior impegno per le misure alternative al carcere, e dei migranti, in particolare dei rifugiati. Non basta focalizzarsi sulle inaccettabili condizioni dei viaggi, ricorda Scola, sono costretti a queste fatiche per ragioni di assoluta necessità, la difesa della vita, della libertà, la determinazione a lasciarsi alle spalle fame e miseria. L'immigrazione mette in campo non solo la necessità di approfondire una cultura dell'accoglienza, aggiunge Scola, ma anche di un giudizio sul sistema socio-economico all'origine di un fenomeno strutturale. L'aggravarsi del terrorismo islamista e il peso che va assumendo anche per l'Europa non cambiano il carattere strutturale del meticciato di culture e di civiltà che le migrazioni presentano. Inoltre, il terrorismo non potrà essere battuto senza un processo integrativo che domanda ricerca e promozione di senso, e questo processo è impossibile senza un intenso risveglio dell'Europa.